Ma è la legge del calcio, se tu non le aiuti le partite, prima o poi le puoi mettere in discussione. Quindi è uno scenario già visto in altre occasioni. Siamo andati in vantaggio, penso, meritatamente. Abbiamo avuto un'occasione nettissima con Infimo e con lo stesso Minicone. Non siamo stati bravi a chiuderla d'altronde come è già capitato in altre occasioni. E questo è un campionato che non ti regala niente, quindi questo lo sapevamo, lo sanno tutti, ne siamo consapevoli tutti. E questo poi dopo ti porta tanto a riflettere, insomma, perché significa che, insomma, è un campionato che purtroppo ti tiene sotto pressione dal primo all'ultimo minuto. Le riflessioni sono quelle che ti portano poi dopo a dedurre quello che è il cammino della nostra questione proprio di risultati. Vedi, noi riusciamo ad avere una continuità dei risultati, ovviamente chi è preposto a questo deve riflettere tanto. Insomma, io non ho parlato né puntato il dito, non mi appartengono queste cose, ma è ovvio che ad oggi te ne vai con l'amaro in bocca. Insomma, il Foria ha fatto la sua giustamente modesta partita, hanno corso per tutti i 90 minuti, ci hanno creduto quello che non abbiamo fatto noi. Eravamo tutti consapevoli che quest'anno, negli ultimi 30 anni che lo conosco bene questo campionato, non era mai livellato. Tra le 6-7 squadre che stanno lì, c'hanno un'omogeneità di quello che poteva essere l'obiettivo, come rosa, come quelle che è il blasone delle piazze, perché non ci dimentichiamo che là sopra trovi tutte piazze che hanno fatto un po' la storia del calcio campano. È ovvio che tu devi ragionare da quelli che sono gli investimenti fatti dalle proprietà, naturalmente parti in un certo modo, consapevole che il campionato non è come quello degli anni passati, è ovvio che tu vai un poco a accendere i riflettori su quello che è il percorso di ogni società, ovviamente. È chiaro che si sta un po' delineando il campionato, però se tu guardi, non so, i risultati stanno ancora giocando, in 4-5 punti ci sono quelle squadre lì. Forse qualcuno sta perdendo un po' di terreno, ma il campionato sta prendendo quello che si sta delineando per quelli che erano, diciamo, i presupposti iniziali. Saranno, diciamo, capo tutti quanti, perché è chiaro che tu ti siedi, abbiamo un mese tosto per capire noi da grandi che cosa possiamo fare. Dopodiché ti siedi, rifletti e si tirano le somme, insomma. L'obiettivo con questa rosa non può cambiare, siamo obbligati a tenere sempre quello che è il passo di stare aggrappati lassù, perché qua nessuno sta mettendo in dubbio quello che è l'obiettivo di questa società e di questa squadra. È chiaro che se non hai una continuità nei risultati, e da qui a un mese, ti ripeto come ho detto prima al tuo collega, dobbiamo capire che cosa potremmo essere da grandi. Dopo di questo mese saremo a conoscenza di quello che è il nostro futuro, sicuramente. Verrà analizzata questa partita. A primo impatto possiamo dire che grande influenza ha avuto il pareggio di Musso, che diciamo un po' ha cambiato un po' le sorti della partita. Fino a quel momento l'Albanova era in completo controllo. Dopo l'1-1 è andata, non dico in confusione, però ha subito il gol del pareggio. Hai fatto una disamina giustissima. Il discorso è che noi ogni partita, se tu le vai a sondare, noi non riusciamo mai a chiudere la partita, nonostante facciamo sempre noi, se guardate un po' il possesso palla, che è una delle componenti ma non è determinante, abbiamo sempre tra il 60 e il 70% del possesso palla, andiamo sempre in vantaggio, non riusciamo mai a chiuderla. Quindi perciò prima parlavo di riflessioni di chi è addetto al lavoro di campo, insomma. Il discorso è che non chiudendola la partita, è chiaro che con una squadra come Foria che hanno corso tanto, faccio complimenti veramente perché ha corso fino al 96esimo, insomma, e bisogna dare merito anche al Foria, è chiaro che ti ritrovi una squadra che non ti può poi dopo far avere sempre quella lucidità di ti pareggia e ti metti in difficoltà, insomma. Lo dicevo prima, non voglio essere assolutamente patetico, non mi appartiene. Ti ripeto, noi dopo questo ciclo di questo mese capiremo quello che possa essere, diciamo, l'Albanova da gennaio in poi.